Ciao a tutti quanti, Ken Strapper, che cosa stiamo vedendo adesso? Allora, adesso stiamo vedendo il nostro ultimo modello, che è la 0HS, ovvero il modello 0, però potenziato per stampare fino a 400 mm al secondo. High speed. Esatto. Abbiamo ugelli ad altre prestazioni, quindi un Fetus Rapid con un ugello a tre vie per avere un flusso abbondante. In questo momento la vediamo, diciamo, a una velocità un po' più tranquilla perché sta terminando di fare l'oggetto. Ma sempre comunque molto veloce rispetto alla stampante normale, insomma. Esatto. È stata una ricerca proprio di ricercare la velocità in questa. Esatto, abbiamo optato appunto per stampare molto velocemente, permettere quindi agli utenti di ottenere oggetti anche discretamente grandi, perché comunque abbiamo mantenuto sempre il volume di un 32x32x32 centimetri di area utile di lavoro, piatto rimovibile quindi per il distaccamento rapido degli oggetti e quindi tornare subito Piatto in bay in produzione. per staccare i pezzi con comodità. Vedo che qua si alternano velocità Interfaccia. 350 e 400 mm Sempre. al secondo, per cui stiamo veramente viaggiando. Esatto. E poi appunto c'è interfaccia touch classica che comunque avevamo Certo, anche sui nostri modelli, l'anteprima dell'oggetto che l'abbiamo messa così almeno vediamo effettivamente cosa stiamo stampando, con tutto, vabbè, il settaggio in tempo reale, anche se dobbiamo fare delle piccole variazioni, quindi già nella messa a punto dal baby step ai passaggi di variazione del flusso piuttosto che della velocità. Poi vabbè, settaggi meno importanti dal temperatura, wifi, vento, temperature, luci, anche la eccetera. possibilità di fare le macro, vedo. Sì, e leggere la pennetta USB che è ora interna, ma stiamo andando sui file già preregistrati nella memoria del computer interno. Punto di forza di questa stampante: velocità, solidità, Velocità, solidità, ripetibilità. Sento esatto. che è tutta in la mera stampata, per cui un case molto importante, molto solido, nata, come Esatto. dicevamo poco fa, sia per i pro user ma soprattutto per chi vuole cominciare a fare Produzione. produzione. Esatto. Cioè si passa da una cosa che è esclusivamente per l'user a qualcosa che è più importante e più dedicata a qualcuno che voglia entrare in produzione, anche se dopo con i suoi soldi uno se la può comprare e mettere sul comodino, Certo, cioè nel senso se ovviamente. uno invece che pezzi meccanici o particolari vuole fare produzioni anche di gadgettini di dimensioni Certo, piccole, certo. prende e va. Ora in questo momento stiamo vedendo la finalizzazione di una leva del freno, è un oggettino comunque abbastanza interessante anche dal punto di vista delle dimensioni e viene prodotto in appena un'ora e 40. Sì, infatti eravamo passati meno di un'ora qua fa ed era appena iniziato e un pezzo così grande, in effetti, è sbalorditivo che riesca a produrlo così velocemente con una precisione layer così bella, insomma, sembra già un prodotto finito in pratica. Sì, Il poi. prodotto che stai usando qua, che cos'è? Allora, in questo caso stiamo usando una PLA TAF TUG, chiamiamolo come vogliamo, se in italiano o in inglese, prodotto da Formafutura, che è un PLA particolare perché ha un elevato grado di resistenza meccanica. Se non vado errato, si arriva, è dichiarato per avere una resistenza fino a 600 volte superiore al normale PLA. Ah, Quindi addirittura. No, un bel prodottino. bella macchina, veramente, molto Grazie. solida, la vedo proprio da produzione, la vedo molto molto compatta, anche perché un 30x30x30, tutto sommato, con tutta la cassa fuori, Sì, non alla ha fine neanche in un. dimensioni eccessive. Sì, Ho esatto. visto Alla fine macchine in un ben più. tavolino da 5. Facciamo un 60-60 per stare un pochino più Sì, larghi, sì, 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 sì. c'entra tranquillamente. Bellissima macchina. Visto che c'è l'ugello ad alto flusso con Esatto. hot-end ad alto flusso, non so se l'hai inquadrato prima, molto interessante. Adesso quella lì sta andando pianino appunto perché sta chiudendo il layer superiore, il top layer, per cui, ma l'ho vista stampare prima, stampa veramente veramente velocemente. Bella macchina. Infatti, ora qua è la configurazione a singola testina, il prossimo passo doppia testina,
testare tutti i materiali che comunque stiamo andando avanti, e già se ne utilizzano tanti diversi. È chiaro che a seconda del materiale la massima velocità può un pochino... Certo, certo, è sempre la parte più difficile della stampa, è proprio estrudere e raffreddare il materiale che resti coerente poi con le dimensioni, eccetera, eccetera. Per cui meccanicamente può arrivare molto alta, dopo dipende sempre dai materiali, esatto, che andiamo a stampare. Poi in questo caso, rispetto alla zero classica, abbiamo messo di default l'encoder, così oltre al discorso del fine filo rileviamo anche se abbiamo carenze di materiale, toppamenti e quant'altro. La macchina ovviamente va in pausa e aspetta. Per cui questa HS viene prodotta anche in modello, diciamo, inferiore, cioè non ad alta velocità. Esatto, è la Zero Pro Standard. Abbiamo la versione qui accanto, addirittura con la doppia testina, proprio per fare il doppio colore, certo, o il doppio materiale. Il passo successivo è metterla appunto anche qua. Qui a livello di movimentazione siamo tornati su un Core XY proprio per avere la massima velocità. E poi stiamo andando avanti appunto con tutte le future e le... Veramente bella macchina. Notato soprattutto la solidità del pezzo, nel senso che la sento una macchina molto molto importante, giusta giusta da mettere in un service e cominciare a fare produzione. Sì.